Ciao amici, ciao di tutti quanti. Nerd. Buongiorno, buongiorno. Però sono adesso, buongiorno, un cazzo, sono le 7 di sera. Siamo pieno pomeriggio. Allora, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo? Cosa fa? Fa in mano un taglierino, quindi si fa Loot Crate. Hashtag Loot Crate. Hashtag Loot Crate. Non ho mai visto una scatola con hashtag Loot Crate. Hashtag Loot Crate. Apriamo subito questo mese, era tema anti-hero, quindi anti-hero. Quindi, ma di che mese è? Agosto, siamo ad agosto. Allora, è quella di giugno o di agosto? No, è quella di agosto, mi è arrivata stra in anticipo, quindi è una cosa, un evento assolutamente inusuale. È arrivata prima ancora che finisse il mese, il termine utile per poterla prenotare, per poterla acquistare. Cioè, quindi mi stai dicendo che Poste Italiane ha fatto addirittura i compiti a casa? No, è arrivata tramite corriere. L'hanno spedita in anticipo ed è arrivata tramite corriere, quindi figata questa mese. Allora, dicevamo anti-hero, quindi cosa vuol dire? Che troveremo all'interno cosa? Un gadget di? Un anti-eroe, no, di eroi che però sono eroi non convenzionali. Eroi stronzi, sì, fondamentalmente sì. Tipo? Tipo un esempio classico che sapevamo che c'era dentro. Archer, il grandissimo Archer, c'è la maglietta. Di cui abbiamo già visto la maglietta perché ce la siamo spoilerate in anteprima. Esatto, sono due deficienti. Vediamo qua la maglietta. Bellissima. Che taglia ti ha mandato? Ecco, questa non volevo dirlo, però ho messo su qualche chiletto e quindi ho cambiato la taglia, ho preso una L. L'hai cambiato? L'ho cambiata io. Andiamo a vedere cos'altro c'è dentro nella scatola. Ma a vedere, non l'ho ancora vista. Ah, l'abbiamo vista? Sterling Archer, Bella. Ah, è tipo presidenziale. Campagna presidenziali per Sterling. Danger Archer. Zone President, sempre meglio che Trump. Cos'altro c'è qui dentro? Mettiamola qua, nel frattempo. Cos'è lì? Ok, questo è il regalo a te. Cosa sono? Kill Bill! Facciamolo vedere. Sono calze, tipo quelle che sono arrivate di Harry Potter, che sembravano fighissime in realtà. Sembravano fighe a vedere da... Anche queste sembrano fighe impacchettate, però... Non lo so, magari sono fighe. Allora, mi fanno veramente cagare. Allora, queste le indosserò stasera ad andare a letto con la mia compagna. Mi metterò la vestaglia. Credo che lei non vorrà venire a letto con te con queste calze qua. Parla che non già il fatto che tu abbia preso una L abbia già tolto un sacco di... Anche la vestaglia da notte L, quindi... Poi, cosa abbiamo? Madonna! La spilletta di Loot Crate. La solita spilletta di Loot Crate, a tema World of Warcraft. Che sarà chi è costei? Sylvanas. Non ce ne sono due. No, aspetta, sto Sylvanas. Sto facendo vedere la spilla cosa, non mi ricordo il nome completo. Eccola qua. Sto facendo vedere la spilla al microfono, poi mi sono reso conto che il microfono non può vedere. Ok. Bella, direi. Comunque, no, per farvi notare, anche Kill Bill, le calzettine hanno il loro bel logo Miramax Loot Crate. Sì, è ufficiale, anche... Tutto ufficiale, anche se fanno cagare, è una cosa merdosa ufficiale. Poi, questa cos'è? Stracazzo. Hellboy è il... Ma il pugno? Sì, però non so che cosa... Cioè, nel senso, boh, sarà una statuina, una... Non ho idea. È un pugno? Sì, ma... Ho capito, ma che cosa serve? Cioè, nel senso, una replica... Ah, un cazzo di salvadanaio, ragazzi! C'è il buchino, non potete romperlo, ma sotto c'è il... Cos'è, in ceramica? Non credo, è plastica, plasticaccia. Credo. E sotto c'è il tappo, vediamo se riesco a toglierlo. Ah, Zack Design, Hellboy, Red Hand, è ceramica. È ceramica. È la madonna, addirittura. Ok, c'è il tappo sotto, se volete... Originale Dark Horse Comics. Si vede. Se volete recuperare i vostri soldi, al posto di investirli in azioni di banca, in questo periodo, potete metterli in un pugno. Sembra sì, un po' leggerina come... Però sì, figa, dai. Che nelle mani sbagliate potrebbe diventare un oggetto di piacere sessuale. Ok, dai. Pensavo altro piacere. Sì, il meglio per ultimo? Yeah! Arlecchino, Harley Quinn. Q-Fig di Harley Quinn. Q-Fig, QMX, Suicide Squad. Ah, è proprio quella di... Suicide Squad, che è quella del fumetto. Perché c'è... Allora, qua dietro c'è un'immagine che non corrisponde a quella che c'è all'interno. Questa qua è l'Harley Quinn di Suicide Squad, questa qua invece... Quella del cartone animato. Del cartone animato, del fumetto, esatto. Allora, okay. Vediamola come questa signorina Harley Quinn. Vediamo. Sinceramente preferisco quella del film.
Margot Robbie. Ma e io come al solito, visto che a Michele le piacciono le scatole piacciono tanto. Non fatelo mai. Ma che figata! Anche il martellozzo, un po' piegato. Ma aspetta, però è fatto apposta che si muova? Sì, 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 è fatto apposta. Allora, facciamo vedere ai nostri amici di a casa. E poi c'è il martello che c'è, si muove. C'è il solito fumetto. C'è il suo cagnolotto. Ma proprio bello, eh? C'è veramente fatto bene. Il fumettino da attaccare dietro. Il fumetto c'è qualche scritto? Sì, si può attaccare dietro il fumetto in Q Fig. Vediamo se. iPod in. Mi sono mancata. Non riesco a fissarlo. Interessante vedere come uno che faceva le miniature e di Warhammer non è capace a mettere un cartello in una casetta. Ah, c'è anche quel librettino che ci dimentichiamo sempre. Vediamo. No, aspetta, fermati, voglio vedere una cosa. Aspetta un attimo, perché qua c'è una cosa. A parte che puoi girarla. Sì, la scatola la possiamo girare. Transform intanto, your crate. Intanto la che puoi tu girare e diventa. Ah, diventa il martello di Harley Quinn. No. Ta-da! Come il martello di Harley Quinn. Cazzo di martello, quello che chiama Harley Quinn. In testa, in mano. Ma pensa. Credo, non so, è il martello, sembra quello che ha Harley Quinn adesso in mano. Non è più figo. Però è veramente figo. Credo. Flutter and flip over, aprilo. Dai, fammi vedere se sei capace. Aspetta, ci arrivo. Puoi fondare. Questo va qua. Che figata! Cosa fai tu? Sto facendo il manico? Ovviamente questa parte la taglieremo perché tipo ci stiamo mettendo un'ora. Fa niente, va bene così. Però andrà così o cos'ha? Mentre lui intanto continua il tentativo di montare la scatola, c'è anche un bellissimo fumetto questo mese sul... Yeah! Perché non si capace a montarli, per quello. Allora, ricapitolando. Non so perché, ma ci sono anche un po' di fighette sul... Si può dire su YouTube fighetta? Sì, certo. Vediamo le fighette. Allora, fermati un secondo. C'è anche una ricetta. C'è anche una ricetta. C'è una ricetta delle alle di pollo alla Hellboy. Qui servono tre libbre, quindi se non avete la bilancia a libbre, curatevela. Tre libbre di alle di pollo. Io intanto sono riuscito a montare. Una. Niente, scusa, non si monta. Una tazza e mezza di salsa hot. Una mezza tazza di buttermilk. Che? Cioè praticamente sai tradurre soltanto la parola tazza. Mezzo stick, mezzo... Cos'è lo stick? E il bastoncino, un pezzettino di... Un bastoncino di burro? Mi spieghi cosa cazzo è un bastoncino di burro? Il panetto. Il panetto di burro. Mezzo panetto di burro. Certo, le sa chi in America. Troia. Credo che ci sia un errore perché qua dice che serve mezzo cucchiaio da tecnico di grossi di... Garlic power, che io credo voglia dire garlic powder, che significherebbe aglio tritato. Perché il cucchiaio da te è grosso? Quello da te è quello grosso di... No, non è quello grosso, quello cucchiaio da te. Te penso che sia cucchiaio. Quello piccolino. Penso di sì. Il tè. Come bevete? Scriveteci come bevete il tè. A me ah no, è quello da zuppa quello lì. Perché bevo tanto tè, quindi sì. Uso il maestro. Abbiamo un quarto di teaspoon, sempre, di pepe nero. Praticamente è diventato un video giallo zafferano. Esatto, un cucchiaio da tè di miele. E mezzo cucchiaio da tè di salsa di soia. Okay, e poi olio per frittura, giusto perché era leggero. Un po' di olio per frittura. Il risultato lo facciamo vedere in immagine, in camera. No? Non vuoi far vedere il risultato? No? La tua ricetta? Lo proviamo. No, direi di no. No. Perché sennò dopo devo ordinare un XL dopo, altrimenti. Ah, c'è anche l'antipotato salad. Ho visto un codice sconto. Se usate il codice sconto New Look potete avere un 10% di sconto sul loot wear, quindi sul loot crate, quelle dedicate ai vestiti. Va bene, dai, poi il resto c'è il fumetto l'abbiamo già fatto se vedere. Se volete vedere Michele ingrassare con le al di pollo, scrivetelo qua sotto. Noi cucineremo le Hellboy Chicken Wing. Noi vi salutiamo, fate tutto. Se volete acquistare la loot crate, sotto nella descrizione. Nella descrizione. Iscrivetevi, mettete mi piace. Scrivete che mi chiedono ciuccione di merda, soprattutto, la cosa più importante. Venite a trovarci su www.justnerd.it per leggere i nostri magnifici articoli, che purtroppo per questioni lavorative sto scrivendo molto di meno in questo periodo, ma i miei sono i più belli, comunque in assoluto, le mie recensioni sono le più belle. Nuovi gameplay in arrivo, quindi non mancate. E che cazzo... Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!